il signor Gianluca Raso, dico bene, dirigente della Cinque Prondese, la tradizione favorevole è stata confermata, negli ultimi 10 anni avete vinto sempre qua con le squadre di merito. È un campo che ci porta bene, sicuramente è stata una bellissima partita tra due squadre che lotteranno, spero per noi ma anche per le Borgo Melitese, per le posizioni di vertice. È stata una partita di lotta, non tantissime occasioni, però una bella partita davvero. Vincere su un campo così difficile è stata davvero una grande gioia per tutti, per tutta la società e per tutti i ragazzi che si stanno allenando davvero con sacrificio e impegno da ormai dal 12 agosto. Ma la Cinque Prondese ha una grossa tradizione in Calabria ed è una delle colonne portanti, una delle protagoniste dei campionati a ogni livello, quindi quando parliamo di Cinque Fronti dobbiamo considerare una grande società e una grande squadra. Sì, la storia della Cinque Frondese è ben risaputa nella regione e nella provincia. Noi quello che vogliamo fare, siamo partiti dalla terza categoria con questa società, speriamo di ripeterci, di ritornare ai fasti di un tempo e riportare la Cinque Frondese dove merita. Con un campo degno di rilievo, con una bella tifoseria e con un'attenta dirigenza si può andare lontano. Sì, con il lavoro e l'impegno di tutti, a partire dalla dirigenza, mi preme ringraziare davvero tutti perché sempre presenti al campo e fanno trovare sempre le migliori condizioni a questi ragazzi per allenarsi, quindi una squadra unita e poi porta grandi risultati. Ora è la regina del campionato. Sì, siamo primi in classifica, siamo contenti ancora, sono poche le partite disputate, però siamo partiti bene. Il presidente Giuseppe Bellocco è evidentemente soddisfatto sia del risultato che del gioco in campo esterno. Diciamo che oggi è stata una partita un po' tosta, sapevamo fin dalla vigilia che sarebbe stata una partita che d'altra parte con una squadra così attrezzata del Borgo Grecanico non sapevamo di avere un banco di prova molto duro. Siamo riusciti a far nostra la posta in palio, penso meritatamente, perché al di là della traversa sull'1-0 nella prima frazione di gioco, il Borgo Melitese non è che abbia poi sfruttato in maniera eccessiva la mole di gioco che ha sviluppato. D'altra parte non abbiamo corso per particolari pericoli nell'arco della gara, quindi penso che tutto sommato sia stata una vittoria più che meritata. Un big match per quantificare, per qualificare le ambizioni della Cinque Frondese. Io alla vigilia dicevo che questo sarebbe stato un banco di prova per valutare quelle che possono essere le nostre ambizioni in questo campionato. Siamo una matricola, abbiamo allestito una squadra per toglierci qualche soddisfazione, abbiamo qualche ambizione per il risultato finale, però sappiamo che il percorso è molto lungo, molto duro, ci sono molte squadre attrezzate per la vittoria finale, ma penso che d'altra parte la Cinque Frondese reciterà la sua parte fino in fondo in questo campionato. Una delle società storiche, visto che già viaggiava negli anni 60 e 70. Sì, questo è un'altra, diciamo un aspetto veramente da tenere in considerazione, perché la Cinque Frondese negli anni 60-70 diciamo, è stata nell'Olimpo del calcio calabrese. È stata di scena anche qui a Merito. Sì, è stata di scena qui a Merito, abbiamo avuto campionato d'eccellenza negli anni 70, quindi quest'anno cioè dire, dopo 2 anni abbiamo rifondato, diciamo, la società. 2 anni fa abbiamo vinto il campionato di terza, l'anno scorso ci siamo ripetuti con la vittoria del campionato di seconda categoria, quest'anno ci affacciamo come matricola alla prima categoria, dove sicuramente avremo un ruolo di, secondo me, di primo piano, senza falsa retorica, ma penso che veramente dalla squadra che è allestita e dalla squadra che oggi si è vista in campo, penso che effettivamente possiamo dire la nostra. Il triangolo dirigenza, società, squadra.
Guardi, da questo punto di vista, come negli anni passati, abbiamo costruito qualcosa di veramente importante. Il rapporto che si è instaurato tra la dirigenza, la squadra, il pubblico è veramente qualcosa di sensazionale, veramente qualcosa di importante, anche perché abbiamo dei giocatori, più che dei giocatori, dei ragazzi veramente bravi da un punto di vista diciamo umano, prima che calcistico, veramente che sono dei ragazzi veramente all'altezza della situazione. Solo tallone di Achille la tifoseria, ancora non si sono svegliati gli skinhead e gli hooligans. Non è in questi termini che possiamo definire la questione, però ecco, io un appello mi sentirei di lanciarlo veramente verso i nostri tifosi, perché ci seguono non tanto in casa, ma quanto è importante seguire la squadra in trasferta. Questo risultato di oggi secondo me potrà far avvicinare molto la tifoseria alla squadra. Speriamo già da domenica di avere un riscontro a questa vittoria con la presenza di un pubblico piuttosto numeroso sugli spalti del... Ci sono anche i titoloni dei giornali. I titoloni dei giornali li vedremo domani sulla stampa, per vedere come sarà diciamo giudicata questa gara. Penso che oggi abbiamo dato veramente dimostrazione di essere una squadra che merita il primo posto in classifica, perché oggi veramente occupiamo il primo posto in classifica. Anche se domani le altre squadre dovessero fare il risultato pieno, saremo comunque in testa della classifica. Mi dispiace solo per aver buttato alle ortiche, come si suol dire, due punti nella trasferta precedente che abbiamo affrontato con la Fortitudo Reggio, dove al 91esimo vincevamo 2-0, nei minuti di recupero abbiamo diciamo pareggiato la partita e perso due punti che oggi ci avrebbero consentito di essere a punteggio pieno. Mister Perna sicuramente non ha bisogno di presentazioni, è stato un grandissimo giocatore, ha militato in diverse squadre e soprattutto adesso un vero mago della panchina, che è riuscito a sbancare con pieno merito il difficile rettangolo del Saverio Spinella di Melito Portosalvo. Sì, grazie intanto per i complimenti. E poi sì, sapevamo che era una partita molto difficile e complicata, perché sappiamo il valore della squadra del Borgo Grecanico, che è stata allestita per vincere il campionato. E noi ce l'abbiamo messa tutti, i ragazzi sono stati bravissimi, tutti completamente, hanno fatto un'ottima partita e soprattutto hanno mantenuto quelle che erano state le mie disposizioni prima della partita. È andata bene e sono contento. Le squadre di Mister Perna, giocano sempre fuori casa con carattere e personalità e non soffrono di complesso alcuno, di inferiorità o sudditanza psicologica o timore riverenziale. Ma assolutamente, questo no, forse rispecchio un pochettino quello che era il mio carattere da giocatore, però ecco, venire a giocare una partita, siamo comunque due squadre di prima categoria, anche se magari il Borgo Grecanico forse tecnicamente è un livello sopra di noi, però noi ce la dobbiamo giocare con tutti, perché comunque non dobbiamo avere paura assolutamente di giocare a calcio. Noi veniamo, giochiamo, poi se la cosa bella è se la squadra avversaria è più forte e merita di vincere, gli battiamo le mani e bene. Però la cosa che io non desidero è regalare le partite, poi me le gioco, poi se sono più forti bene. E adesso si guarda all'alta classifica? No, si guardano ai punti che dobbiamo fare per arrivare al nostro obiettivo principale, poi il resto per noi ancora è molto relativo. Si gioca a nascondino? No, si gioca proprio a occhi aperti, tranquillamente. No. Primo intoppo casalingo per l'ex capolista Borgo Grecanico Meletesi, mister Antonio Cormaci. Doveva accadere prima o poi, non è che pensavamo che potevamo vincere tutte le partite. Dispiace, perché alla fine la partita probabilmente l'abbiamo giocata come dovevamo, abbiamo subito poco, abbiamo creato in modo eccessivo forse, però queste partite si decidono a un episodio e così è stato.
se fosse entrata forse la palla di Zaccone che è finita sulla traversa, avremmo visto un'altra partita. Noi abbiamo reggito, abbiamo cercato in tutti i modi di portare almeno in pareggio la gara, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ci lecchiamo le ferite e da lunedì iniziamo a lavorare per la prossima partita. Sappiamo le difficoltà che questo campionato, non le scopriamo oggi, quindi dobbiamo cercare in questo momento di unirci ancora di più e di allenarci per andare ad affrontare la prossima gara, che sarà la Bovese. Sarà la Bovese, quindi è un derby, quindi andiamo a giocarcela come abbiamo fatto oggi e come abbiamo fatto le altre tre partite. Quindi non eravamo dei campioni prima, non siamo brocchi ora, quindi, e io faccio i complimenti per la voglia che ha messo la nostra squadra per cercare di vincere la partita. Poi ci sono altre componenti che vanno oltre a qualsiasi ragionamento, quindi niente, accettiamo il verdetto del campo e testa bassa e lavoriamo. 16 giocatori hanno tentato di evitare la sconfitta. Sì, più di questi non potevamo, non possiamo che cercare di correggere i nostri errori che abbiamo commesso eventualmente e basta, quindi c'è poco da dire. Abbiamo perso contro una squadra secondo me quadrata, però è pur vero che nella seconda frazione di gioco ci ha impensierito poco, anche forse pure per in virtù del risultato che c'era, ma sicuramente loro hanno portato i tre punti a casa, quindi ora per chi ci guarda con disinteresse è tutto sbagliato, tutto non funziona niente, non è così. Chi ha visto la partita ha visto una squadra che ha cercato di giocare a calcio dal primo al novantesimo, con limiti che ci sono, ma penso sia normale. Abbiamo affrontato una squadra esperta. Molti giocatori di loro l'anno scorso giocavano in promozione o giocavano in prima categoria e qualcuno in Serie C. Poi sono un gruppo che in due anni ha vinto due campionati, quindi sicuramente per vincere due campionati di fila bisogna essere esperti indipendentemente dalla categoria. Faccio i complimenti a loro perché è giusto così, perché hanno vinto loro. Noi dobbiamo lavorare e tirare le somme semplicemente a fine gara, non ha senso farlo ora oppure dare la sentenza ora di questa squadra. Noi a marzo-aprile, quando sarà finito il campionato, vedremo quanto bravi saremo stati. I maggiori pericoli sono arrivati sui calci piazzati, dove la distanza della barriera non superava mai i 6 metri. E purtroppo secondo me non devo fare più battere calci piazzati a Marino, perché lui batte le punizioni con una distanza di 6 metri ogni volta e ogni volta l'arbitro lo minaccia che l'ammonisce se non batte, quindi non lo so se non credo ci sia un disegno contro di noi, però le punizioni dal limite, quando l'arbitro una punizione dal limite non va a contare i passi, mi lascia un po' perplesso, questo sì. Poi sulla punizione di Marino è stato fortunato il difensore che l'ha toccata e non l'ha messa in porta, l'ha alzata di quel giusto che non facesse entrare la palla dentro. Poi abbiamo un'occasione di Perla che è stata anticipata dal difensore dal portiere, nel secondo tempo l'azione di Obin, insomma abbiamo creato quelle 3-4 palle gol che potevano avere diverso effetto. Con un pizzico di fortuna, poi sai, se riesci a pareggiare cambia tutto, anche sotto l'aspetto psicologico, quindi niente, temevamo questa partita, sapevamo che era una partita difficile, però alla fine contro la bestia nera delle squadre di merito Porto Salvo. Sì, infatti l'hai detto subito sul pullman a Fiumara, che è la bestia nera delle squadre di merito, così è stato evidentemente. Loro sono, ma io non ci credo a queste cose comunque, Domenico, stati tranquillo, nel senso che tutti quelli che grazie a loro abbiamo vinto le tre partite, perché mi hanno detto la frase, perché gli hanno detto questa cosa, cioè questo purtroppo
fa parte del gioco e tutto il resto, però la verità è che abbiamo ancora tante partite che dobbiamo vincere per poter vincere il campionato, piazzarci in un modo buono nei playoff, quindi dobbiamo continuare semplicemente a lavorare e a portare più persone possibili al campo. E oggi mi aspettavo sinceramente qualche presenza in più, visto le nostre tre partite, così non è stato, ma probabilmente il fatto che stasera giochi la Regina, probabilmente molti vedere due partite di fila, chi non è proprio un appassionato, quindi per organizzarsi e andare a Reggio e a tifare Regina probabilmente hanno desistito, anche perché anche complice del gran caldo, però a breve finirà, quindi purtroppo ci ritroveremo a giocare sotto la pioggia con un tempo brutto. Oggi è una bella giornata, qualcuno magari ha fatto una passeggiata, ma noi siamo qui e cerchiamo di portare in alto il nome di Melito come abbiamo fatto sempre. Le sconfitte possono servire per capire gli errori e preparare la nuova tattica. Le sconfitte fanno parte del gioco, quindi si perde, però poi non è che pensavamo di essere una squadra imbattibile. Sicuramente oggi però con un po' di fortuna magari avremmo portato almeno un punto che ci permetteva di essere in testa la classifica. Ora siamo solamente a un punto di distanza, quindi faccio l'esempio tipo della Serie A, non credo che l'Inter, che ha perso con la Juve, ormai il campionato non se lo giochi più, anzi probabilmente dalla lezione che hanno avuto probabilmente loro ripartiranno per poter cercare di vincere il campionato, quindi bisogna continuare, parlare meno e lavorare, semplicemente bisogna lavorare. Il presidente Paolo Gurnari non fa drammi nonostante la prima sconfitta stagionale, sia pure in casa? Assolutamente no, abbiamo giocato contro una buona squadra che ha fatto gol nei primi minuti e poi si è chiusa bene, ha giocato d'esperienza, hanno fatto tante perdite di tempo. Peccato per le nostre occasioni create e sprecate, tipo traversa di Zaccone, le varie punizioni di Ciccio Marino, e non sono andato a buon fine. Per il resto testa bassa e lavorare, nulla è perso, e da domani ci rimbocchiamo le maniche e speriamo bene per il proseguo di campionato.